Siamo tornati. L'attesa è stata lunga, è stata snervante, ma come sempre a volte ritornano, vale anche per noi, quindi we are back. Cari amici dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili, siamo di nuovo con voi e battezziamo questa nuova stagione ricca di novità direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Battezziamo perché accanto a me, ovviamente, immarcescibile, c'è Giuseppe Paternò Raddusa. Sull'immarcescibile ho dei dubbi, e chissà se ci siamo mancati veramente, se lo diciamo per i nostri ascoltatori, per i nostri affezionati ascoltatori. A me sei mancato, Beppe, devo dirti la verità. Ovviamente a me è mancato anche Simone Spoladori, diciamo che devo dirlo per ragioni di puro marketing. 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, un concorso che stiamo seguendo, seguiamo anche le sezioni collaterali. Simone, vuoi farci, diciamo, una panoramica su come sta andando questa edizione del festival? Probabilmente sarà l'età, sono un po' più vecchio, anche tu Beppe sei un po' più vecchio di quando ci siamo lasciati, di non quando abbiamo registrato l'ultima puntata, però vabbè, ma devo dire che sarà l'età, ma mi sta piacendo quasi tutto. Allora, siccome avremo modo di parlare con i nostri ospiti dei film migliori di questa edizione della mostra, segnalo le poche cose che non mi hanno entusiasmato in uno scenario comunque ampiamente positivo. Non mi ha entusiasmato il film di apertura, La Vérité, diretto da un regista giapponese, Kore-eda. Al suo primo impegno europeo, diciamo così, con un grande cast, Catherine Deneuve, primo... Juliette Binoche, Ethan Hawke, comunque un buon film, lo precisiamo, un film ben scritto, ben recitato, molto lieve, come nello stile, nel tocco del regista giapponese, ma indubbiamente lontano dal profondo umanesimo dei suoi lavori migliori. E poi non mi ha entusiasmato, ma qui so che posso dire non ci ha entusiasmato, il film di Olivier Assayas che abbiamo visto. Come vedete qui siamo in un contesto abbastanza movimentato, potete immaginare che la mostra ha degli scenari abbastanza ricchi. E imprevedibili. Di gag, ecco così, ma stavamo parlando di Olivier Assayas e del suo spy drama ambientato alla fine degli anni 90, che racconta la storia di un gruppo di spie cubane ispirato... The Wasp Network, Network, esatto, con titolo. Un cast capitanato da Penelope Cruz, che interpreta la moglie di uno di questi personaggi. Un film, Simone, possiamo dirlo, senza identità, in cui Olivier Assayas vuole farci capire che si sa muovere anche in determinati contesti diversi da quello che è il suo cinema tradizionale, però ci riesce in parte, perché il film a un certo punto perde di mordente, si affida a un plot twist, a un colpo di scena che è eccessivamente ingarbugliato, perde quota troppo facilmente e troppo velocemente, nonostante diciamo la confezione, come dicevo una volta, ci sia sempre. Beh, certo, perché e in un certo senso ci ha deluso, possiamo dirlo così. Ci ha deluso, ha comunque dei buoni momenti, degli ottimi momenti, anche però complessivamente ci è sembrato un progetto abbastanza così. Mal riuscito. Senti Simone, abbiamo ripreso da poco i Magnifici 7, già iniziamo a non sopportarci più, quindi direi che è il momento. Però abbiamo iniziato essendo d'accordo, in accordo su un film, strano, questo è strano. Però direi adesso che sia l'inizio di una nuova era. Prendiamoci una pausa dai nostri consueti duetti e apriamoci appunto ai nostri ospiti. Sì. Prima però farei partire la clip di uno dei film che diciamo commenteremo, uno dei più attesi, più discussi per i motivi che vedremo adesso, che sentiremo adesso, e che... anche da noi più amati, esatto, possiamo dirlo. J'accuse di Roman Polanski. Clip. J'aurai satisfaction. Va la trouver chez tes putes. Lâche. Traître. Sale juif. Roman Polanski, J'accuse, film di cui abbiamo ascoltato una clip e di cui parliamo adesso con una persona a cui siamo particolarmente affezionati. E che persona? Una persona che apprezziamo molto, una persona estremamente preparata, uno storico del cinema molto giovane, ma non per questo meno storico. Esattamente. E editor per Doppio Zero, è uno dei titoli, una delle riviste più apprezzate nel nostro paese. Lui è Gabriele Gimmelli. Ciao Gabriele. Ciao a tutti. Ciao Gabriele. Allora Simone, con Gabriele parliamo appunto, come dicevo poc'anzi, di J'accuse di Roman Polanski. Di Polanski. Scritto a quattro mani con Harris, di cui so che vorrei fare... Sì, io partirei ponendo a Gabriele questo interrogativo, cioè perché oggi
si torna, perché è necessario tornare sul caso Dreyfus? Perché fare un film sull'affaire Dreyfus oggi? Beh, forse perché l'affaire Dreyfus è uno dei momenti, diciamo, più critici e anche decisivi di quella che è stata, insomma, di quella che, della Belle Époque, che poi era tutt'altro che belle. Esatto. Siamo a metà degli anni 90 del XIX secolo e l'affaire Dreyfus è a tutti gli effetti il primo, comunque uno dei primi grandi scandali mediatici. È lo scandalo che qualcuno dice ha portato alla nascita dell'intellettuale engagé moderno. Jacques, appunto, era la lettera aperta che Émile Zola di Zola aveva scritto al presidente francese proprio per sollecitare, insomma, era una presa di posizione forte. Infatti, il film racconta anche questo processo. Nomi e cognomi. Esatto, sì. Esatto. Poi c'è anche la questione. Si agitavano a quell'epoca, era un'epoca di grande paranoia, per esempio, di grandi, come dire, era il momento in cui si ammassavano gli arsenali in previsione di una guerra che sarebbe venuta. Okay. Era un'epoca di grande progresso economico e al contempo di crisi economiche ricorrenti, insomma. Era l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche, però anche delle paure ataviche, quella centrale poi nel caso Dreyfus è la paura del diverso, dell'allogeno. Ad un certo punto nel film si dice è stato come purificare un corpo malato da qualche cosa di mondo, no? Quindi è proprio quella un po' l'idea che la purezza, no? Viene detto, no? La purezza, la nobiltà degli ideali, dei valori, del sangue francese venga inquinata, venga portata alla degenerazione da agenti allogeni. Ecco, io credo che, insomma, Polanski abbia trovato nella Belle Époque che produce il caso Dreyfus un po' gli stessi fantasmi, esatto, che un secolo, più di un secolo dopo agitano ancora, insomma, l'Europa di oggi. È come in fondo la nostra epoca di pace, insomma, duratura, è però agitata appunto da spettri di guerre, di crisi economiche, di nemici nell'ombra e via dicendo, insomma, forse assomiglia tanto a quella Belle Époque lì, ecco. Quindi ci sarebbe nel film di Polanski questo aspetto politico molto forte di identificare nell'affaire Dreyfus un aspetto che caratterizza la società di oggi, che è quella, diciamo, della paura del diverso, in un certo senso anche della ricerca di un capro espiatorio, certo, certo, mediatico, certo, certo, per anestetizzare altre forme di sofferenza sociale. Assolutamente, infatti non a caso il caso Dreyfus venne letteralmente costruito ad arte. E il film mostra questa cosa in maniera perfetta. È chiarissimo, infatti il film è probabilmente uno dei maggiori visti almeno fino a oggi in concorso. Però, come dire, se gli si volesse muovere una critica è proprio il suo eccessivo forse classicismo. Ma d'altra parte, a parte che penso che Polanski, insomma, da diversi anni a questa parte se ne infischi altamente, diciamo, delle etichette. Sì, esatto, anzi, classico o meno. Assolutamente, io credo che lui abbia abdicato anche all'idea stessa di autore. Cioè lui si è definito in più di un'occasione una macchina da film, no? Sì. Un regista, una macchina da film, e lui fa i film, cioè lì, insomma, con un piglio, insomma, abbiamo visto anche, insomma, piuttosto un piglio notevole. Quindi il classicismo, diciamo, comunque anche il rigore narrativo con cui lui narra questa storia è proprio l'idea, anche un'idea, se vogliamo, didattica, comunque fare un, certo, film che sia di intrattenimento, sì, e però anche nel suo piccolo, insomma, considerata anche l'età del regista, forse una piccola summa poetico-ideologica, diciamo. E senti, ci siamo, questa ultima domanda, prego, ci siamo tenuti alla larga dalle polemiche che hanno preceduto il passaggio del film, certo, qui in concorso. L'unico accenno che farei riguarda questo aspetto. Hai detto uno dei migliori film del concorso, ma può vincere
dato quello che è successo, o a tuo modo di vedere sarebbe... Spieghiamo anche per chi magari non ha seguito, per quei pochi non hanno seguito, la presidente di giuria Lucrezia Martel, la regista della Sienaga, scelta come presidente della giuria lo scorso giugno, se non ricordo male, ha espresso delle perplessità sulla presenza in concorso di un autore che è stato accusato, colpevole di aver avuto un rapporto sessuale con una minorenne una quarantina di anni fa. Ci sono state grandi polemiche durante la conferenza stampa, in quanto la Martella ha sostanzialmente detto che non avrebbe partecipato al gala e non alla cena di gala, come è stato impropriamente tradotto, relativo al film di Polanski, ma che ne avrebbe che avrebbe assistito a una proiezione per i fatti suoi in maniera autonoma, senza però che questo potesse interferire con il suo giudizio sul film. Sarà vero? Se la presidentessa di giuria facesse, come dire, pesare non il suo veto, ma anzi al contrario, il suo parere favorevole al film, secondo me sarebbe, come dire, una grande prova di onestà intellettuale da un certo punto di vista. Poi certo si può anche pensare che, appunto, questa ricerca dello scandalo forse ha fatto meglio al festival e male al film, ecco, se proprio si volesse muovere una critica un po' alla, come dire, alla selezione. D'altra parte, c'era anche da aspettarselo, voglio dire, la Martella è una nota femminile, esatto, e Polanski poi comunque la vicenda stessa si presta a considerazioni di taglio, non direi autobiografico, ma è comunque una vicenda giudiziaria, e quindi lo spettatore più avvertito si mette a fare 2+2, o comunque è difficile non associare le due vicende, per quanto profondamente diverse. Bene. Mille Gabriele, ti aspettiamo a Grazie Milano, a voi. Sarai come sempre graditissimo ospite. Quando volete. Buona continuazione. E buone visioni. Grazie, anche ciao, a voi. Ciao Gabriele. Ciao caro. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Abbiamo sentito una clip di un film molto atteso, che è Joker di Todd Phillips, che molti si ricorderanno per una notte da Leoni, ma che è arrivato in concorso con Joker, appunto, che è lo stand-alone dedicato al villain per eccellenza dell'epopea di Batman, e ancora una volta questo film vede divisi me e Simone Spoladori. Esatto. Simone Spoladori perché il film è piaciuto, a me perché non è piaciuto. Allora Simone, diciamo brevemente perché a te è piaciuto, a me non è piaciuto. Allora, posto che, come mi hai detto giustamente a microfoni spenti, il racconto della rabbia che nasce dall'emarginazione, dal disagio, non ha nulla di particolarmente originale, e posto anche che però l'originalità non credo debba essere l'unico criterio con cui andiamo a valutare passare il film, secondo me gli elementi che rendono questo film a suo modo unico sono innanzitutto il modo in cui dialoga con la mitologia a cui appartiene, cioè la scelta di rappresentare Gotham City in una maniera molto diversa da come siamo stati abituati a vederla. Siamo stati abituati a vederla come una metropoli, la metropoli di un futuro distopico, invece qui viene recuperato un immaginario da New York anni 70 che sembra appartenere a un'estetica scorsesiana, ricorda la New York di Taxi Driver. Beh, il desiderio è quello, la volontà è quello, è quella. Però quello che per te è un punto di forza, per me è un per punto te non di, lo è, poi ci dirai perché è un punto di debolezza. C'è una grande prova attoriale, Simone, quella di Joaquin Phoenix, però scusami, devo dire il secondo motivo è anche che di quella stessa mitologia vengono rovesciati degli elementi che erano, come dire, dati per assodati, e ti faccio solo un esempio: c'è la figura di Thomas Wayne, che siamo sempre stati abituati a vedere come quasi beatificata nei racconti precedenti dell'universo di Batman, e che qui viene corrosa da questa atmosfera così negativa e malefica. Da filantropia.